Mi trovate bene in Italia? Mi trovate bene a Rio, scusi? Sì, per l'Olimpiade, nel senso comunque noi viviamo un mondo a parte e ogni tanto abbiamo il tocco, la capacità, la possibilità di assaggiare quello che ci sta attorno, però è bellissimo. Dove siete alloggiati? Al villaggio olimpico. Ah, il villaggio olimpico, com'è il villaggio olimpico? Il villaggio olimpico è... Visto da un atleta. Visto da un atleta è un posto affascinante, no? Perché è l'unica occasione che hai nella tua vita di atleta di vivere insieme agli atleti di tutti gli altri atleti. Da un lato. Dall'altro ho detto, perché comunque abbiamo degli orari, non possiamo uscire, non possiamo fare, non possiamo dire, e va bene, così. E qui a Copacabana? A Copacabana com'è? È il massimo della vita. Sì. È bello, è affascinante, è un paese strano. Sì. Io sono un amante del mare, per cui mi ricarico. Lei ci parlava della gara di domani, no? Ci può dire qualcosa? La gara di domani è per noi una sorta di piccola finale nella finale, nel senso, sì, che comunque, come dicevo, siamo a una distanza raggiungibile da delle posizioni importanti che si giocano però sul filo dei decimi di punto, per cui abbiamo una serie di squadre allo stesso livello e a questo punto chi farà la meglio perfezione, diciamo, se può essere detto, sarà chi avrà la meglio. Ma tanti atleti hanno detto che l'Olimpiade di Rio c'è un qualcosa in più, è vero? Questo non te lo so dire, io è la prima Olimpiade che faccio, per cui per me questo è già il massimo che posso, che ti posso raccontare. Ma c'è il fascino carioca, come dicono? Assolutamente sì. Va bene, grazie mille. Grazie a te.